Lei, principessa Eugenie, ha seguito le orme dei principi William e Harry lanciando un disperato appello affinché le persone aiutino a proteggere il pianeta. La Senior Royal ha usato la sua piattaforma come ambasciatrice della Blue Marine Foundation per salutare l'oceano come la migliore soluzione naturale che abbiamo per il cambiamento climatico sul pianeta. Eugenie, che ha dato alla luce il suo primo figlio agosto a febbraio, ha scritto un pezzo per l'esclusivo Spears Magazine con Claire Brooke, CEO della Blue Marine Foundation. In esso, la figlia maggiore del principe Andrea ha elogiato il lavoro svolto sull'isola di Ascensione, un territorio d'oltremare del Regno Unito che si trova a 1000 miglia al largo della costa africana. L'isola vulcanica è grande solo 88 km quadrati e ha una popolazione di circa 800 persone. Nonostante le sue piccole dimensioni, l'isola ospita un'iniziativa potenzialmente rivoluzionaria per proteggere gli oceani del pianeta. È supportato dalla Blue Marine Foundation e dai suoi partner della Great British Oceans Coalition e mira a proteggere il 99,5% delle acque dell'isola. Mostra come gli habitat marini possono essere ripristinati con successo. Nel loro pezzo, la coppia ha scritto: se il resto del mondo seguisse l'esempio di Ascension, potremmo vedere gli stock ittici riprendersi e gli habitat che assorbono il carbonio rivivere entro pochi anni, il tutto con il potenziale per mitigare il cambiamento climatico. C'è un solo oceano. Le sfide che deve affrontare sono purtroppo create dall'uomo e la maggior parte può essere cambiata se agiamo ora. Se lavoriamo insieme per proteggerlo, l'oceano ci proteggerà, per sempre. La sua richiesta arriva poche settimane dopo che il principe Harry e Meghan Markle si sono incontrati con un alto funzionario delle Nazioni Unite a New York per discutere del cambiamento climatico. Il duca e la duchessa del Sussex hanno visitato la sede delle Nazioni Unite per parlare con il vice segretario generale Amina Mohammed. Dopo l'incontro, Mohammed ha affermato di aver discusso di come impegnarsi su questioni a cui teniamo profondamente, come l'equità dei vaccini, l'azione per il clima, l'emancipazione economica delle donne, l'impegno dei giovani e il benessere mentale.